ed è 0-0. Il Milan fa sempre sensazione. In pochi giorni riesce a pareggiare contro le ultime due in classifica, Udinese e Lecce. Il pareggio con i pugliesi è eccezionale perché la squadra di Marchesi non aveva mai fatto lo straccio di un punto in trasferta. E però il Milan ha sempre due lunghezze di vantaggio sugli inseguitori più vicini, pur avendo segnato 20 gol meno della passata stagione. Ed è ben strano vedere i rossoneri sempre in testa, sia che segnino gol a palate come l'anno scorso, sia che facciano gli sparagnini come quest'anno. Sampdoria e Juventus sono macchine da gol, ma chi fa la differenza stavolta è la difesa rossonera. Capello cambia centrocampo. Giocano Eranio, Albertini e Desai, con Massaro e Savicevic a far l'elastico e Simone di punta. Il Lecce gioca uomo, tutti indietro e azioni di contropiede affidate a Eiu e Baldieri, poche ma pericolose. Partite come questa finiscono per provocare sempre le medesime considerazioni. Campo pesante, attaccanti in panne, difensori che lottano con accanimento su ogni pallone e portieri imbattibili. Storie scritte mille volte, ma quando l'estremo difensore si chiama Gatta, ed è così bravo, la fantasia corre. Balzi Fellini, Gatta dalle sette vite, Gatta nella porta che scotta, eccetera. La sostanza è che Albertini nel primo tempo fa tremare i legni leccesi, che Maldini rischia i propri connotati e che Simone e Massaro non sono in giornata. Né danno frutti concreti le proiezioni di Baresi e dei difensori. Il Lecce sta lì ad aspettare e nemmeno le alleanze politiche cambiano le cose nella ripresa quando la partita si fa calda. Anche Donadoni, subentrato a Savicevic per cercare di sfruttare il gioco per linee esterne, colpisce la traversa. Il Milan inevitabilmente regala spazi all'avversario che non ne sa approfittare, anche se sull'altro fronte Gatta continua a saltare per salvare la porta leccese. Nel convulso finale ci sono recriminazioni e pericoli su entrambi i fronti. Eiu viene contrastato così da Costa Curta e poi rivela candidamente. Costa Curta di mia, io stupido con fratello mio che gioca a Lyon. Cioè Pelé? Sì, sì, vedi Pelé. Stupido come lui? Come lui. Ma io ho detto grazie, grazie, perché io sul campo per giocare football. No, per insultare le gambe. Ed ecco Simone Ventura con Gatta. Io sono stato in porta, ho cercato di evitare il gol. Oggi poi mi sono esaltato e alla fine siamo riusciti a far bene. Capello e Savicevic. Avevo bisogno di un attaccante che mi saltasse l'uomo e allargasse il gioco, rimanendo largo. Ho pensato di inserire Donadoni al posto di Savicevic. Ma è stata proprio una sostituzione tattica e basta. Mercoledì giocate con il Parma la prima di queste due sfide e quindi lei ha già detto che Savicevic giocherà. Ritengo che sarà in campo. Sì. Dagli specialisti americani notizie su Van Basten attraverso il dottor Tavana. Per il momento anche loro concordano nell'attendere un periodo, cioè questo periodo di 3-4 mesi che stiamo portando avanti ormai da più di un mese, di riabilitazione.